aperte o consolidate a livello internazionale, quindi a realizzare un'attività solida da un punto di vista metodologico. Ovviamente un aspetto fondamentale è stato anche l'ascolto dell'autorità del sistema portuale, il racconto del lavoro delle persone che appunto operano tutti i giorni per la tutela dell'interesse pubblico, e quindi questo è stato molto, molto bello e profondo da un punto di vista del lavoro e dei risultati. E successivamente appunto tutta un'attività di descrizione, analisi, misurazione e ancora descrizione, analisi, misurazione di dati, numeri, azioni, opere, investimenti che vengono realizzati per implementare la sostenibilità. Un bilancio non è un bilancio se non è ricco di dati, e quindi questo bilancio è un bilancio ricco di dati, informazioni, descrizioni. Per... Ecco, qual è il dato, diciamo, che l'ha sorpresa forse di più o che magari non vi aspettavate? Beh, sicuramente tutto quello che viene fatto per il lavoro portuale. L'autorità di sistema portuale ha delle competenze limitate in termini di lavoro portuale, perché ovviamente i lavoratori portuali non sono dipendenti dall'autorità di sistema portuale, però è un soggetto che svolge alcune funzioni estremamente delicate ed estremamente rilevanti di ispezione, osservazione e enforcement di normative legate alla sicurezza dei lavoratori portuali, che insomma merita di essere raccontato, merita di essere spiegato. Le persone devono sapere che cosa si fa qua per la tutela dell'interesse delle persone e dell'interesse pubblico dei lavoratori.